Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e come vedete finalmente torno con un nuovo video. Questa volta davvero finalmente perché mi sembra da una vita che non faccio video, perché come avete visto ho avuto un piccolissimo periodo d'assenza. Si è trattato di 2 settimane, ma siccome era davvero da tanti mesi che ero sempre regolare con le pubblicazioni, anche 2 settimane forse sono sembrate tante. Per questo voglio scusarmi. Quindi se siete ancora attivi vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace al video e magari anche di scrivermi un commento. Comunque, con questo video voglio iniziare una serie di video che pubblicherò periodicamente sul canale, pensavo una volta ogni mese, dove vi dico la mia, vi parlo di un determinato argomento da voi richiesto. In realtà in passato ho fatto altri video di questo genere, però non avevo mai ufficializzato il tutto. Quindi da ora vi dico anche che se volete un video su un determinato argomento potete scrivermelo nei commenti. Come vi ho detto ragazzi, saranno video che non farò troppo spesso, però ogni tanto per staccare un attimo e so che siete magari curiosi di sentire la mia riguardo a certe cose, ho deciso di portarvi questo genere di video. L'argomento di oggi è uno di quegli argomenti che più mi viene chiesto in assoluto. Dopo le cose riguardanti il cubo di Rubik, diciamo che questo è abbastanza in alto nella classifica. Infatti spesso ricevo domande dove mi viene chiesto cosa ne penso di chi fa magia solo per farsi vedere o solo per ostentare il proprio saper fare. Secondo me c'è subito da dire una cosa, perché in realtà è ovvio che una persona inizia a fare magia perché vuole farsi vedere dagli altri. Diciamo che questa cosa però non deve degenerare, cioè non deve essere l'unico obiettivo. Mi spiego meglio, pensiamo un attimo a che cos'è la magia. La magia è prima di tutto un'arte. Un'arte come, non so, cantare, ballare, scrivere, disegnare. E come ogni arte la si fa per mostrarla agli altri. E secondo me la magia è probabilmente l'arte che più di tutte vuole mostrare qualcosa agli altri. Perché, che so, se io scrivo un testo e magari lo canto, può essere anche una liberazione personale, il fatto di voler mettere i pensieri su carta. Non necessariamente voglio farla ascoltare agli altri. Poi è ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi, se io canto, voglio che gli altri sentano. La magia è proprio quell'arte che se tu la fai da solo, cioè se la vuoi tenere per te, non ha senso di esistere. Anche perché dubito che voi impariate un gioco di magia, poi ve lo fate da solo e vi stupite da soli, siete a posto così. Ovviamente non ha senso, cioè voi volete poi proporre quel gioco di magia a qualcuno, ma perché vi piace che quella persona per un attimo si stacchi da quello che stava facendo e si goda la magia, abbia un attimo quel momento in cui sta bene, in cui è stupita. E questo è normale, anzi è essenziale. Per questo in realtà il voler far magia solo per farsi vedere dagli altri, da un certo punto di vista, almeno in parte, è giusto. Qual è il problema? Il problema è quando si ostenta troppo questa cosa, cioè quando io faccio magia e addirittura mi credo superiore alle persone a cui la sto facendo vedere. E soprattutto quando la mia finalità ultima è solo appunto che gli altri mi vedano meglio. Qui secondo me c'è un po' il problema. Io ovviamente ragazzi vi dico il mio parere personale, poi potreste non essere d'accordo, magari ci sono altri prestigiatori o persone che hanno provato o fanno magia che magari hanno un'opinione completamente diversa. Però per come sono fatto io, cioè a me dà proprio fastidio che una persona in una determinata situazione si creda migliore degli altri. Quindi ritornando al discorso di prima, se io voglio far magia solo per dimostrarmi migliore, non è diciamo la cosa più nobile che si possa fare. Anzi, questa cosa viene anche percepita spesso dallo spettatore. Cioè se voi create una situazione in cui vi elevate rispetto all'altro, l'altro sarà in soggezione, non si godrà al meglio la magia. È sempre bello cercare di instaurare un rapporto alla pari con lo spettatore, cioè di far vedere che sei una persona normale, che però conosce quest'arte e vuole mostrarti qualcosa. E questa cosa non è un beneficio solo per chi la fa, ma anche per chi la guarda. E quindi si crea proprio una situazione bella, per questo secondo me la magia è una delle arti migliori. E l'altra cosa di cui vi parlavo è la finalità ultima del fare magia. Cioè se il fine deve essere solo ti faccio vedere quanto sono bravo, anche qui secondo me c'è un problema, perché al contrario di quello che dicevo prima, la magia non deve neanche dare solo all'altra persona, nel senso che io devo essere divertito quando faccio magia, cioè io devo farla perché mi piace farlo, perché se piace a me piacerà sicuramente anche chi mi guarda, perché le persone notano se stai facendo una cosa perché ti piace farla o perché devi farlo, perché hai qualche strano secondo fine per farla. Ed è qui che voglio aggiungere un altro micro argomento che calza a pennello con quello di cui abbiamo parlato finora, ovvero è il voler sfruttare la magia solo a breve termine per un fine. Ovvero magari io mi imparo 2 o 3 giochi di magia, mi credo già un prestigiatore, faccio questi 3 giochi solo appunto per provarci con una ragazza o per sfidare i miei amici con cui esco ogni sera o che ne so, per andare in un bar ed essere pagato, cioè non lo so, sto proprio dicendo qualunque tipo di motivo che può essere lo sfruttamento della magia. E questa è un'altra cosa che non mi piace molto e dopo aver parlato di tutto questo ed aver toccato un po' di punti fondamentali del discorso,
Purtroppo non posso parlare bene di tutto perché dovrei fare un video di un'ora per dire ogni cosa. Però il consiglio che vi do alla fine, prima di tutto, è quello di non farvi problemi se il vostro primo pensiero è quello voglio imparare per far vedere, perché è normale, anzi è giusto che sia così, perché se no imparate, ve lo tenete per voi, non ha neanche senso, anzi è peggio per gli spettatori che non possono vivere quel momento magico. Un'altra cosa è quello di non sfruttare la magia, ecco, solo questo, cioè non screditare l'arte della magia. E ora so che qua ci saranno tante persone che mi daranno conto, perché comunque io alla fine sono, oltre che un mago, anche uno youtuber che fa contenuti magici, a volte porta spiegazioni, a volte porta performance che sono belle in video ma non lo sarebbero dal vivo, e quindi è ovvio ricevere critiche, perché magari si può pensare che anch'io personalmente sfrutti la magia, cosa che assolutamente non è vera. Non vedevo l'ora di fare un video un attimo per dire questa cosa, perché in questi anni ho avuto l'occasione di conoscere persone che fanno magia, ho conosciuto dilettanti come me e professionisti che lo fanno da una vita e l'hanno reso un lavoro. Ho visto tanti spettacoli in vari teatri e ho visto proprio cosa vuol dire avere la passione per la magia. Sono riuscito bene a capire chi dedica la propria vita, chi fa magia perché ama fare magia. Ho sempre la stessa voglia di voler veder far magia e fortunatamente la voglia anche di fare magia, che purtroppo a molti cala col tempo. Ho avuto forse degli alti e bassi, però ora proprio mi viene voglia di fare magia, mi piace proprio andare in mezzo alla gente, farla ai raduni, è bellissimo perché ci sono centinaia di persone, si fa magia insieme, si scambia idee, insomma lì sono proprio situazioni belle, e queste situazioni esistono solo grazie alla magia, appunto, quindi è un altro punto a favore. E poi, come sapete, la magia mi piace perché è uno di quegli ambiti dove puoi creare, cioè proprio puoi creare tanto, puoi partire da zero, puoi prendere un'idea, modificarla, insomma puoi davvero usare l'ingegno e la creatività quanto vuoi, e questa probabilmente è una delle cose che mi piace di più in assoluto della magia. Ho parlato tantissimo, lo so, ho voluto farvi un attimo una chiacchierata per farvi un attimo capire quello che penso. Questo video non aveva una finalità ultima, cioè di dirvi di fare o non fare qualcosa. Volevo appunto semplicemente parlarne un attimo, come se appunto ci vedessimo dal vivo e iniziassimo a parlare dell'argomento magia, dell'iniziare, farsi vedere, eccetera. Un altro consiglio che voglio darvi, ragazzi, è che se vedete che la magia vi piace, cioè se la vedete proprio come una passione, cioè a voi piace fare magia, vi piace imparare cose nuove, vi piace mostrare la vostra magia, non fermatevi solo ai video su YouTube, cioè a quei pochi tutorial che purtroppo non possono insegnarti chissà che effetti e che soprattutto un po' vi plasmano a copiare la presentazione e il modo di fare della persona che appunto propone il tutorial. Io vi consiglio anche di acquistare dei libri, libri che parlano di basi e libri che poi diventano piano piano più avanzati. Vi consiglio, se potete, di andare a vedere anche dei prestigiatori dal vivo, non so, magari in qualche teatro vicino alla vostra città. Se ne avete l'occasione, fidatevi che ne vale sempre la pena. Quindi mi raccomando, ragazzi, non fermatevi al contenuto già bello pronto e facile da ottenere, ma informatevi bene, studiate, andate più a fondo e vedrete che scoprirete tantissime cose e la magia vi piacerà sempre di più. E un'altra cosa è se magari ci sono dei negozi di magia che sono abbastanza vicini a dove abitate e questi magari organizzano eventi oppure ogni tanto in generale fanno degli incontri nel pomeriggio o anche semplicemente sapete che ci sono un po' di ragazzi che si trovano nel negozio, andateci, perché scambiare idee con altre persone che hanno la tua stessa passione, quindi parlare di magia, farsi vedere effetti a vicenda, è davvero utilissimo e soprattutto non ti fa mai passare quella voglia di far magia. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Come dicevo, non aveva proprio una finalità, cioè non volevo dirvi cosa fare e cosa non fare, assolutamente. Volevo semplicemente parlare un po', dirvi la mia idea riguardo a questi argomenti. Detto questo, spero di non avervi annoiato, sono contento di essere tornato e ci vediamo con il prossimo video che uscirà come sempre sabato. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!